Buongiorno a tutti, oggi siamo in treno, destinazione Sintra. Sintra ci sta sorprendendo. È piena di castelli, di monumenti e mo stiamo andando verso la Torre di Regaleira, che è quella famosa. Però secondo me per visitarla tutta non basta un giorno, perché c'è veramente tanto tanto da vedere. Ci abbiamo fatto. Il ticket costa 10 euro per l'entrata, ma penso ne valga davvero la pena, e c'è un sacco di fila. Questo posto è immenso ed è praticamente immerso nel verde. Abbiamo scaricato la mappa per visitare tutte le tappe, appunto, di Regaleira, ma penso che davvero qui serva un giorno intero solo per poterselo girare, ma noi tempo non ne abbiamo, quindi cerchiamo di fare tutto molto velocemente. Stiamo scendendo fino alla base della torre ed è veramente veramente profonda. Appena sotto la torre ci sono tutte queste vie sotterranee. Sempre seguendo i sotterranei siamo arrivati in questa fantastica cascata. Alle mie spalle è la fonte di Regaleira. Ora siamo in marcia verso la cappella e poi penso che usciremo da qui, perché da vedere c'è tanto, ma non è l'unica tappa che dobbiamo fare oggi, e visto che ovviamente stiamo perennemente in ritardo non faremo in tempo a visitarla tutta. E siamo arrivati vicino alla cappella di Regaleira. Piccola considerazione su Sintra. È abbastanza costosa, essendo una zona molto turistica ovviamente, e i prezzi sono abbastanza alti, sia per i souvenir ma anche per il cibo, per le bevande. Rispetto a Porto Lisbona mi sta sembrando un po' più costosa. Un negozietto, altro cicchetto. Continuare il tour dei sapori, abbiamo trovato un dolcetto tipico di Sintra, ma Thomas dice che non è buono. Mannaggia. Non è male. Ma quel retrogusto. Non so dire di cosa sa, ma non è male.